E allora quindi si parte, ragazzi, si parte per questo straordinario viaggio che ci porterà a conoscere molti monumenti e molte città dell'Egitto classico con la motonave Sprintur. Quindi sarà veramente un'occasione straordinaria per conoscere l'antico mondo egiziano. Buona visione a tutti da Paolo Orlando, Telegarage, Mare Viaggi. Ma questo non vieta che in alcune scene noi vediamo sopra che si sposta dalla destra e li vediamo a sinistra, e le stesse scene si ripetono, come abbiamo detto, in epoca greco-romana fino alla noia. Entriamo adesso nel cortile. Ecco, guarda, adesso molto meno. Guardate, vedete sempre questo blocco di granito, signore, sotto l'ingresso di questa porta tra il velone. Sì. Nei templi vediamo sempre il disco solare all'altro, guardate qui, e sono tutte le volte, una dietro l'altra, ambiente sempre più piccolo, guardate quante volte ci sono qui, 7 volte per arrivare al sacrario, perché qui ci sono 3 anticamere invece di 2 come stamattina. Ecco, ogni volta, sempre un altro, insomma, due produzioni, mentre quando durante il percorso, lungo il corridoio per arrivare nel sacrario, c'è il soffitto originale, vediamo la portiera. Eretto tutto l'edificio per tutte le sue dimensioni, poi comincia a navigare tutto, cominciando a lavorare e finire tutto dall'alto verso il basso. Una volta tutto navigato, come noi li vediamo qui, coprivano tutto quanto con un tonaco di gesso bianco, poi con un strato millimetro di colore, anche le lettere erano tutte colorate, guardate quelle che è rimasto qui con un tonaco di gesso, con tutti questi colori, guardate i cartigli, i colori che sono forti ancora, poi quando torniamo indietro vedremo anche le colonne che sono bellissime. Di dargli la vita tra tutte queste divinità, quelle che noi vediamo mentre stanno tutte quante avvicinando la chiave di vita a lui. Tutta questa scena viene fatta davanti al dio di questa ala che sarebbe Horus Grande, Horaris, eccolo qui con la chiave di vita a mano. Nell'epoca greco-romana non è strano che noi vediamo i cartigli e anche la figura che porta, oltre al cartiglio, la barba dritta come faraoni, anche la chiave di vita. Sono state tutte quante divinizzate, e tante di loro divinizzate dalla loro figlia dopo la loro morte. Sulla parete tutto alto rilievo, l'arte più perfetta. Sulle colonne invece passo il video. Le stesse scene che abbiamo detto, ecco sopra questo spot dalla sua ala e noi li vediamo qui, ecco il coccodrillo, sopra, fermo davanti al faraone e dietro c'è la moglie Hathor. Faccia umana, corpo umano e invece il viso del coccodrillo, quello che vediamo da questa parte. I denti in alto si vede nell'epoca cristiana, normalissimo ormai. Allora, questo tempio è proprio interessante, che sballo, guardate qua, guardate qua, che carina. Domani sono arrivato al massimo a file. Ecco Sobuk, il figlio, le divinità,
Eccolo, il figlio Khonsu, il dio della luna, è sempre il dio della triade tebana, Amun, Yemut e Khonsu, quindi è un dio importante scelto come figlio. E colori ci sono qui, signore, guardate qua. Ecco il sole dietro Khonsu, la mezzaluna e luna piena, il figlio dietro il padre. Guardate i colori che ci sono sotto ancora. E il turchese, abbiamo detto, il colore più importante, quello che si vede sotto pochissima luce all'interno dei templi, quello che viene considerato un colore sacro. Le miniere del turchese si trovano sempre a Sarabit el-Kadim, nel Sinai, quindi un colore che è scelto per le divinità. Quindi vediamo sempre, ecco, questi colori azzurri, quelli che si veda. Qui invece sta offrendo tutte queste offerte, di vedete qui il rosso ancora c'è. Perché si è appoggiato? Perché che? Proprio... Sì, ragazzi, purtroppo sta finendo la cassetta, quindi ritenetevi salutati qualora che finisce. Quanto siete piccini. Grandezza di questo tempio. Che è fatto, guardate i colori, il turchese come ha spiegato prima è il colore prediletto per gli dèi. Ma che sballo sto tempio, voglio... ma quanto è bello. Come fa a non piacervi? Come mai questo nemico c'ha un tempio? Tempio di questo dio la cosa e dio coccodrillo? Diciamo, credo che comunque finisce qua. Questi sono mattoni sempre d'argilla e un muro di recinto ovviamente. Quest'altri rappresentano altre camere, speriamo che riusciamo a vederle. Comunque vi lascio in modo che riusciamo a riprendere tutto. Tedia, eh? Ho detto, il tempio continua, però ragazzi, la cassetta è quasi finita. Ne dovrò mettere un'altra. Guardiamo ancora. Oh, non guardate questi volumi che rimangono da basso rilievo, quanto sono profondi qui, signori. Allora, venite tutti quanti qua, prego, signori, quelli che stanno dietro, guardiamo tutto quello che c'è qui. Se qualcuno di voi ha dimestichezza con gli oggetti, degli strumenti di medicina, chirurgia, per fare delle operazioni, potrà capire tanto di questi oggetti, quello che ci sono qui. Queste qui, abbiamo detto, i templi erano... l'università, la ricerca, il sapere, tutto qui dentro, diciamo i sanatori, la gente veniva qui per essere curata, tutto quanto, avere degli interventi. Quindi noi vediamo un uomo qui seduto in ginocchio, quindi è il faraone, inginocchiato, davanti un dio seduto qui. Questo qui Imhotob, il primo architetto nella storia, quello che ha fatto la prima piramide a gradoni nella storia. Durante l'epoca greco-romana è stato associato al dio della medicina Esclepio. Allora, lui, Imhotep, il dio della medicina, seduto qui, eppure lui è il primo architetto nella storia che ha fatto rivoluzione nella costruzione, usando per la prima volta sulla terra la pietra come materiale di costruzione. Prima di quella data, 2-8 prima di Cristo, non c'era stata nessuna costruzione fatta di pietra sulla terra, era tutto con mattoni d'argilla. Il primo uomo è questo qui, circa 5.000 anni fa, quindi seduto in ginocchio, invece il faraone davanti sta facendo una preghiera. Accanto qui, o di fronte al faraone, la sedia del Barto, ve lo faccio vedere all'interno dell'esercizio con una lastra di pietra.